The Show. Guarda questo video senza pubblicità, solo su The Show Plus, link in descrizione. Cosa succede se proponi alla tua ragazza una cosa a tre con una sconosciuta il giorno di San Valentino? Abbiamo deciso di scoprirlo nel nuovissimo format di The Show Plus, l'appuntamento di Struggi Coppie. Diciamo che succedono cose che qui su YouTube non si possono mostrare. Però se clicchi il link in descrizione e tamponi puoi vedere tutto. 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 Senza censure. Tutto. Tutto. Spingete i ciechi e chiedete ad un passante di aiutarvi a ritrovare il vostro cane Temperino. Lo avevate lasciato legato a un palo ma ora non risponde più. C'è qualcuno? Temperino? C'è qualcuno? Sì, sta parcheggiando. Ah, buongiorno, mi scusi. Non è che potrebbe darmi una mano? Avevo lasciato fuori il cane legato, che ho fatto la spesa, a un palo. Era un cane piccolino bianco, un cagnolino tipo barboncino. Si chiama Temperino. Questo qua. Dov'è? Qui, Temperino? No, gli devo dare una brutta notizia. Che è stato schiacciato da una macchina. No, ma il mio cane Temperino era, l'avevo legato al palo perché non si non posso non. È sua mano. No. Mi dice che va legato il cane al palo. Sì. Non lo sì, trova il mio più. Cane l'ho legato al palo, non lo so. Oddio santo. Ma è, il palo è qui vicino? Ma è successo che il cane non c'è più, È scappato? No, gliel'hanno. Cosa è successo? È stato schiacciato da una macchina. È Temperino? Ma è impossibile, non so se... era un cane così intelligente, fatto... non è che sta dormendo magari? Che sembra, però sì. Non glielo so dire. Ah ecco, il guinzaglio, l'avevo legato qui, grazie mille. Ma è morto il cane. In che senso? Temperino! Temperino! Non tiri! Temperino! Secondo uno studio condotto da un'università americana, detto fatto è il format più richiesto su The Show. Sarà perché vi permettiamo di usarci per sfogare le vostre fantasie più assurde? Anche per questo episodio vi abbiamo chiesto sui nostri social cose da dire e fare agli sconosciuti. Ce ne avete inviate tantissime e noi abbiamo eseguito. Questo è... Detto fatto! Detto fatto! Vi sfido a chiudervi in una macchina a noleggio e aspettare nel bagagliaio che qualcuno venga a prenderla. Allora, cuscino... Non so neanche se ci sto... Ciao Luca, grazie per questa opportunità. No. Ok, sono dentro. Ok. Termino noleggio. Ok, che bello. Vedi com'è il calduccio. Potrei fare così volendo. Così si vede meglio. Ecco. Cattoia. Lo sapevo. Sta suonando l'antifurto, porca c***o. Andate dove c'è una fila di persone e controllate che nessuno abbia scorreggiato. Scusi, posso un secondo? Si riesce a girare un attimino? Perché? Stiamo facendo dei controlli. Nice. Ok? Controlli di che genere, scusi? Allora, ci sono delle segnalate che ci sono delle persone che stanno emettendo flautolenze. Ah, ho capito. Aspetti, facciamo anche il controllo empirico. Perché ho controllato a livello nasale. Mi scusi, eh? Sì, provi qua davanti pure. No, stiamo bravo. Facendo dal dietro però. Sì, no, io davanti, butto fuori davanti, non di dietro. Scusi, qua, qua, venga qua. Però risulta 11.4. Cosa vuol dire questo? È che il signore è un scorreggione. Quindi grazie. Lo dico più che altro per le signore che stanno dietro, signora, certo, attenzione. Bravo, bravissimo. Quindi, che problemi ci sono con questo cavo? No, solo legato all'aria, perché... 10.000 euro. Perché poi la puzza si entra nella mascherina... Più della mattinata. Ma non si arrabbi, anch'io le faccio a casa, però sul divano. Cioè, tutto ho capito, qui. Lei ha vinto 10.000 dollari, no. Sa perché? Non erano perché euro. Più della mattinata. Ah, va bene. Allora Luca, abbiamo scoperto che se mi muovo sono all'allarme, quindi l'ho rinoleggiata, adesso mi riparto questo che... più comodo e ora ritermino il noleggio e devo stare immobile. Ho scoperto che praticamente sullo specchietto retrovisore c'è un sensore infrarossi e credo sia quello che mi ha tradito. Ah, però nel frattempo io mi noleggio quest'altra qui vicino così nessuno se lo può noleggiare. Yeah. So che c***o fare, raga. Povero gabbiano, hai perso la compagna. Detto fatto.
fingetevi dei maghi e dopo aver comprato qualcosa fate finta di non trovare il portafoglio tra tutti i vostri gadget. Buongiorno, abbiamo un'urgenza, fa il compleanno una nostra collega, siamo in posa pranzo e... Dovete trovare... Sì, sì, sì. Qua sì? Trovi anelli, questi sono anelli col gambo aperto, quindi qua dai pure un occhio. E poi andare il braccialetto. Io non ne ho mai visto anelli, quindi... Okay. Perfetto, grazie mille. Sono allora... Venti. Aspetta che ho mille tasche, non mi ricordo dove l'ho messo. No. Come per noi lavoro. Guarda, sì, poi d'inverno, guarda. Poi c'hai la mucchina, la mucona, cioè. Poi togliere tutti, come si chiamano lì, cioè, le mascherine di ricambio, sono pulite. Le cuffie. Sarà qua in mezzo ai guanti, il cellulare. Lo script con la scena che sto facendo, tra l'altro. Ok, ok, ok. Era nel posto più ovvio. Mi scusi, non volevo assolutamente, perché a volte uno capita e... Eh no, ok, è posto. Adesso non lo fa, che quando l'ho aperto velocemente, magari fa frizione, vedi? Mi scusi, quant'è che hai detto? L'hanno presa, l'hanno presa, l'hanno presa. Ecco era il rumore. Addormentato, scusi. Che è? No, signora, non volevo farla spaventare. Mi scusi. No, sia tranquilla. Mi scusi, eh? Sì, mi scusi, no, è che... Come si scende? No, è che... Non so uscire. Ah, mi scusi. È che sto facendo dei lavori a caso, ho rifatto il bagno anni fa, ho messo la porta nella vasca al posto della doccia, poi mi si è rirotta, infatti sono dovuto andare a fare la doccia in un'altra parte, adesso ho scoperto c'era un'infestazione di scarafaggi, ho detto nella notte non posso dormire a casa, dormo qui, se lei va dove deve andare poi la chiudo. No, io non ti porto, nessuno. Ah, devo scendere? Sì. Vabbè, allora... No, anch'io! Mi sono svegliato di soprassalto io, signora! Mi scusi, mi ha fatto prendere un colpo a me, che ero qui che pisolavo così bene che non volevo farla spaventare, che sa, con quello che costano gli hotel a Milano. Non c'è nessun altro, non c'è qualcun altro. No, non c'è nessuno, ero solo, no, vivo solo. Arrivederla. Cerco un'altra, ha visto se ci sono altre macchine a noleggio? Chiedete a qualcuno quali sono i suoi video preferiti sul sito con i video non monetizzabili. Lui penserà a b***a, ma voi gli state parlando di The Show Plus. Ho scoperto questo nuovo sito in abbonamento, ci sono video più lunghi, non riesco a ricordarmi come si chiama, è tipo belli più lunghi particolari, ce n'è uno dove alla fine bevono lo sperma. Scusate, sì. Però come se non mi interessa. No, ma ci sono anche cose in cui li torturano, si incappucciano, tutto per un gioco, Stai parlando con un sinistroide pacifista, sì? Che gli stanno pure sul c***o queste c***o. Forse in effetti da come l'ho raccontata potrebbe fraintendere, ma cioè in un episodio fanno ubriacare un loro collega, questo si spoglia nudo, poi va anche su sull'ufficio, capito, succede di tutto, fatto una roba con delle maschere bianche e nell'ultimo, quello che è appena uscito, già disponibile adesso, cosa succede? C'è una coppia, arriva una terza attrice e... triangolo 2-1 forever sempre. È The Show Plus, anche questo momento qui, io ne parlo a te, ma ne parlo a loro, perché poi sono convinto che quando uno si abbona dopo è soddisfatto. Non più sono che non target, sei in target. Però non era porno, cioè erano... Sì, ma non è che... Cioè porno o non porno, ho 50 anni, non è che me ne frega anche. The Show Plus, nel senso, questo è tutta una metafora, è già disponibile lo spin-off della lavagnetta, l'appuntamento Plus, un triangolo amoroso, una cosa a tre. Lo so ragazzi che lo diciamo spesso, ma se lo diciamo spesso è perché ne vale la pena, sì, abbonatevi. Stai facendo una storia. Sì, capito, era tutto una candy card. Hai visto che alla fine arrivavano? Ma che soldi! Ma tu mi devi dare tu 4,99€ per abbonarti! Ma scusa, vedi, c'è uno. 4,99€ no catch, no face! Sei stato in bagno a fare adesso? Carotinino, non mi toccare. Non ci richiamo, ciao. Perché tre diverse ragazze reagiscono tutte allo stesso modo? Cosa le fa in c***o?
fare così tanto? Madonna, beh, questo. Immaginate di trovarvi davanti a questa scena. Dietro la porta di un locale scoprite il vostro partner abbracciato ad un'altra, senza vestiti. Dai. Immaginate che quella donna è la stessa cameriera che prima, per tutto il tempo dell'aperitivo, ci ha provato con il vostro uomo. Ti piacciono le pere? Mi ha fatto colpo. Immaginate che quell'aperitivo è a San Valentino. E immaginate che quel giorno speciale sta per finire in tre. Volevo organizzare una roba così, cioè, a tre. Ma adesso basta immaginare, perché tutto questo noi l'abbiamo fatto sul serio nel primo episodio dell'appuntamento di Struggi Coppie. L'esperimento a camere nascoste per scoprire se l'amore libero è ancora un tabù per le coppie italiane. Come reagiscono delle ragazze ignare di essere riprese davanti alla proposta di un triangolo? Sto giocando con due, io sono nel gioco. Ci sta arrivando, quasi, ci quasi. Sta arrivando. Il tutto con la complicità dei ragazzi e con i nostri suggerimenti in cuffia per controllarli e spingere l'esperimento attraverso quattro livelli sempre più piccanti. Perdendo un po' il capo di fuori. Fino al gran finale in bagno. Daniele, vai con la proposta. Amore, vuoi fare una cosa a tre? 50 minuti in versione integrale, senza freni e senza censure. Disponibile già da ora. Abbonati subito al terzo livello di The Show Plus. Link in descrizione. Chiedete a una ragazza di venire a letto con voi. Poi tirate fuori cuscino e coperta. Scusami. Ciao. Ciao. Io però da questo entusiasmo... Io ti ho già visto. Infatti. Dovevo farti... cioè, dovevo chiederti se ti andava di andare a letto. Però sapendo tu sai chi sono, quindi tutto questo è fallito. È stato comunque piacevole. Lì c'erano delle videocamere e niente. Ti auguro una buona giornata. Ascolta, io ho un treno tra due ore. Posso farti una domanda? Se ti va di andare a letto. Ma io ti conosco comunque. Cioè meglio così ti fidi, perché ho qui tutto l'occorrente. Un secondo. Fatti sto riposino, stai tranquilla tu. Stai tranquilla, tieni. Questo, un secondo. Ti fai un riposino, passo tra un'oretta a riprendere le mie cose. Fai un riposino che c'avevo un faccino un po' sbattuto. Stai qui, dai, ciao. Ci vediamo tra un po'. Ciao. Vestiti da postini, andate in un negozio di articoli sportivi e dopo aver comprato una tuta chiedete al commesso se vi evidenzia il pacco. Salve signora, posso chiedere a lei? Come servirebbero quei leggings da uomo per gli allenamenti? Che ci fanno la maglia, ci fanno spesso. Sì. Sono questi qua. Questo qua scontato. Posso provarli? Sì, vieni. Signora? Con le gambe va bene. Ok. Il problema è... perché si vede un po' il pacco, cioè, perché io faccio le consegne, c'ho questi pacchi che ci danno, se mi si vede qua è anche ambiguo, perché magari devo consegnarlo a una signora, vede... Quello lì è un intimo, Si fa... Sopra ci devi mettere il pantalone, Quindi non è un problema se è così stretto su... Oh. No, deve stare stretto. Ah, va bene. Non scalda, sopra devi mettere... Un pantalone, cioè. Certo. Perché se ci sono pacchi un po' più grossi diventa un problema, perché se tipo... Mi mettono già un pacco grosso come il casco. Quello lo metti magari tra il pantalone, quello. Come se fosse una sorta di mutanda. Una mutanda. Ah, infatti qua c'è anche il buchino. Esatto. Ah, è vero. Allora questo va benissimo, perché... Perfetto. Mandate gatto vestito da prete da un gruppo di ragazzi al parco per chiedergli dell'erba. Ultimamente è molto stressato. Ciao. Come state? Che bella giornata. Come siete di qua? Io sono Don Alberto, come va con la fede? Pregate? Noi siamo stomati. Vabbè, ma ognuno ha la sua, io prego il nostro Signore, voi pregate il vostro Signore. L'importante è essere tutti fratelli. Volevo farvi una domanda. Io sono appena arrivato nella mia nuova parrocchia. C'ho tanto stress. Voi non è che avete una canna? Marijuana? Dai, non... Anche sigaretta non lo fumiamo. Grazie. Per favore, non parla in questa cosa che non mi piace. Non hanno sempre lavoro questo. No, non è questione. Non intendevo il lavoro. Intendevo magari potevamo condividere tre ragazzi fumavamo insieme. Va bene. Ah, ok. Grazie, fate bene, fratelli. Ci vediamo ovunque. Comunque, per sempre, ovunque. Speriamo. Buona giornata. Per sempre. Nostro Signore, ovunque. Dovunque, nel cielo e nella terra.
The Actrix devono andare da una persona e dire: abbiamo fatto una scommessa, quanto ce l'hai lungo? Dai, vai. Ciao. 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 Scusa, abbiamo fatto una piccola scommessa. Scommessa un po' strana. Quanto ce l'hai lungo? 20. Minchia, 20. Quindi ti ho... Aspetta, più o meno... Hai 20 proprio! Proprio! Scusa, perché facevamo questa scommessa qua giusto per... E niente, mi paghi da bere adesso. Come hai ragionato, il naso grosso, piedi grossi, c***o grosso. Naso grosso? Si dice sì, naso grosso. Perché avevamo scommesso proprio questo, vendendo ti ho detto lui tra 18 e 20. Quindi... Hai vinto? Eh sì, ho vinto da bere! Grazie! Bene, ciao! Andate da qualcuno e chiedetegli, posso chiederti un favore? Mi metti like? Io sono un po' disperato, nel senso che se puoi darmi una mano sarei... Come? Anche un like, va bene? Sì, sì, cioè dove? Ho anche un commento, se ti viene in mente qualcosa da farmi dire o farmi fare, io lo faccio sicuramente, non sono una persona... Siamo un po' disperati, se riesci a iscriverti, perché ogni mercoledì alle 14 esce un okay. video. Adesso, tra qualche secondo, io faccio partire le reazioni e le rivelazioni, così ti guardi tutto quello che è successo dopo il detto fatto. Se vuoi dirmi ciao, lo vedranno un sacco di persone. Va bene. Metti like, mi raccomando. Così a 100.000 like un nuovo episodio. Ciao, reazione e rivelazione, ciao. No, signora, non sono matto. Non volevo farla spaventare, siamo di un programma di scherzi. Era uno scherzo per un programma, vede, c'era una videocamera qua. Stavo già pensando a una storia tipo che pigliavano le persone e le torturavano seriamente. Ah, no. E poi dovevo anche guardare le torture. No, no, quello era Ian Plus. Abbiamo sparato dei nostri amici, però con i fucili da soft air. Loro hanno a petto nudo. Io invece certi miei amici un paio di cannonate. Quello gliele daresti volentieri. Però sono cose che... Meno male, neanch'io. Uno stronzo del mio. Infatti ha dato una bella risposta, devo dire. La migliore oggi. Oggi veramente ha vinto. Con lo era anche a tema con lo scherzo. Stronzo, scoregge, cioè tornava tu. Scusate. No, io sono stato allo scherzo. Certo. Lui sta scherzando con me, io sto scherzando con lui. No, ma scherzava! Ah, lei si fugge seduta da me. Per fortuna c'è chi ha messo meglio. Di lui. Mi sono spaventato anch'io perché lei ha urlato fortissimo. Mi scusi, ma insomma, cioè, infatti ha detto c'è qualcuno proprio per non far spaventare nessuno. Aspettato che non partisse, sia mai che recupero le nostre videocamere. Cerchiamo di mettere un po' a disagio le persone, diciamo così. Esatto, però invece non c'è, non va da tu, non sei per niente proprio. Ma io ho abitato a Berlino, io certo. Ok. Non la prendo tanto il car sharing, quindi se avete beccato anche una che ah, sì. Rarissima. Guarda, le dico solo che era lì dentro da 40 minuti perché in questa zona qui non lo prendeva nessuno.